Questa è una banana, eppure questa è una banana, ma forse ti sorprenderà sapere che pure se sembrano diverse, geneticamente sono identiche. Ma non solo loro, le banane sono geneticamente tutte uguali. Andiamo per ordine. Da dove arriva questo strano frutto senza semi? Le prime tracce le troviamo in Papua Nuova Guinea, per poi spostarsi in Cina, Malesia e Filippine, arrivando fino in Africa. Siamo abituati a immaginarci le banane in Sud America, tra una samba e l'altra invece sono asiatiche. Nel Nuovo Mondo ci arrivano solo nel 1500, grazie ai portoghesi, ed oggi effettivamente la maggior parte delle banane proprio dall'America Latina arriva fino a noi. Al frutto che conosciamo oggi però ci siamo arrivati con un lento processo di lavorazione. Non lo sappiamo bene con certezza, però è sicuro che il banano odierno è un ibrido sterile tra due specie di piante. Inizialmente queste piante, la musa acuminata e la musa balbisiana, facevano dei frutti molto grossi con semi altrettanto grossi, poco appetibili per le persone. I contadini cominciano a selezionare le piantine e lentamente arriviamo al risultato di oggi. Le abbiamo addomesticate praticamente. Però sì, hai sentito bene, ho detto che sono sterili. D'altra parte le banane non hanno semi. Ma quindi, come si riproducono? Per partenocarpia, il che vuol dire che queste piante non hanno bisogno di semi per sviluppare un nuovo frutto. Quindi per avere tante banane, i contadini prendono una pianta, ne tagliano delle parti e le impiantano in un altro terreno e poi ancora. Questo processo si chiama talea e permette ai rami di rigenerare le parti mancanti, dando così vita a un nuovo esemplare, identico al precedente. Però ora ti faccio vedere una cosa. In realtà la banana i semi ce l'ha. Questi piccoli e quasi invisibili puntini scuri nella parte centrale non sono altro che ciò che resta dei semi abortiti. Ora tu immagina questi semi molto più grandi a centinaia. Chi li avrebbe mai comprate?